Al via i lavori di maxi riqualificazione della ex piscina dell'impianto del Pala Mattei. Il comune di Morbegno realizzerà una nuova palestra multiuso a disposizione di scuole e associazioni. Finalmente possiamo dirlo, riusciamo ad andare in cantiere con un lavoro che era atteso da anni. Nel 2019 c'era già 1.800.000 euro su questo intervento. Vari motivi che ci sono stati nel corso di questi anni hanno fatto lievitare i prezzi e da 1.800.000 siamo andati a 3.400.000. Quindi la difficoltà di reperire i finanziamenti è stata veramente gigantesca. Abbiamo dovuto dividere il progetto in due lotti, uno da 2.600.000 e uno da 800.000 euro. Quello che va in cantiere adesso è quello da 2.600.000, che è stato finanziato dalla provincia per 2 milioni di euro, dalle fondazioni Promore Mattei per 550.000 euro equamente suddivisi e dalla Comunità Montana di Morbegno per 90.000 euro. Andremo a chiudere il buco della ex piscina realizzando una palestra multifunzione che si aggiungerà all'offerta di impianti sportivi della città di Morbegno, che sicuramente ha bisogno perché le società sportive sono moltissime. E lasciamo gli 800.000 euro di finiture, che saranno quelle del secondo lotto, per il parquet, per l'attrezzatura di arrampicata sportiva che sarà realizzata sul lato nord mediante un ampliamento dell'edificio esistente. E la palestra potrà essere utilizzata quindi alla mattina dall'Istituto Saraceno Romegialli lì vicino e al pomeriggio sarà a disposizione per le società sportive con in più questa novità dell'arrampicata sportiva. I giorni più o meno dovrebbero essere 1 anno e 2 mesi, 1 anno e 3 mesi, ecco, speriamo che tutto vada liscio e poter restituire alla città una struttura che era abbandonata da troppo tempo.